Cari amici di Speaker Senza Confini, eccoci qua per i progetti senza confini con una grandissima sorpresa. I nostri ragazzi, i ribelli, i nostri ragazzi della radio, del progetto che facciamo insieme ad Alex e a Epo Radio con l'Istituto Salesiano, ci hanno regalato veramente qualcosa di bello. Hanno fatto dei video raccontandoci un po' come hanno vissuto questi mesi di lockdown. Purtroppo, come ben sapete, in questi 90 giorni, perché sono tanti, che abbiamo passato chiusi in isolamento senza la scuola, abbiamo dovuto anche interrompere le nostre attività della radio e del gruppo dei ribelli. Però loro hanno voluto testimoniare un po' che cosa hanno provato questi ragazzi di 11, 12, 13 anni in questa grossa permanenza lontano dalla scuola, lontano dai propri amici, dai propri affetti. E ci hanno mandato dei video che Alex ha sapientemente messo insieme. Allora vogliamo darvi anche questo regalo per dar voce ai ragazzi, agli adolescenti. In questo periodo non sono stati molto ascoltati ed è un grosso peccato, perché hanno tante cose da dire e perché sono importantissimi, non solo per il nostro futuro, ma per il nostro presente. Quindi prendetevi questi 2 minuti e ascoltate i nostri ribelli. Ciao, a presto! Ciao a tutti, Follower Tipo Radio, qui parla Delfina. In questo video vi volevo dimostrare i valori affettivi che hanno per me gli amici, la scuola, mio fratello, i miei genitori e i miei nonni. Partiamo dagli amici, per me sono una cosa molto importante gli amici, infatti mi è costato molto non vederli. Ma con i miei amici mi sono scritta, mi sono chiamata, ci siamo aiutati nei momenti in cui magari volevamo uscire, volevamo vederci, ma non si poteva. Io non sono ancora riuscita a vederli, ma quando li rivedrò sarà un'emozione diversa e più bella di quando magari li vedevo ogni giorno a scuola. A proposito della scuola, a me piace molto andarci, infatti mi è costato molto adattare la didattica a distanza ad andarci. Però a volte quando andavo a scuola c'erano delle giornate no, dove magari preferivo stare a casa. Ecco, se ci fosse stata l'occasione in questa quarantena di andare a scuola in quelle giornate no, beh, avrei apprezzato molto questa cosa, ma non si è potuto. Poi mio fratello mi ha aiutato molto in questa quarantena. Ci siamo aiutati, ci siamo detti cose che magari con il ritmo scolastico non saremmo mai nemmeno riusciti a dirci. Ci siamo divertiti anche molto, a dirla tutta. Poi con i miei genitori io ho passato molto più tempo con loro e mi hanno aiutata molto anche loro a superare questo lungo tempo, anche se non è ancora finito, quando finirà sarà tutto più bello. E anche i miei nonni non ho potuto vederli, come penso tutti voi, però a distanza non ha stoppato il nostro legame affettivo e gli ho dimostrato comunque il bene che gli voglio tramite un telefono. E quando li ho rivisti ho capito quanto sono veramente importanti per me i nonni. Grazie per l'attenzione e ciao! Ragazzi, benvenuti a Epo Radio, io sono Emmy e oggi vi racconterò come ho passato la mia quarantena. Allora, innanzitutto in questa quarantena mi sono dedicata soprattutto allo sport, tra cui zumba e ginnastica ritmica. E poi ho fatto molte video lezioni con la mia prof e i miei compagni e molte videochiamate con le mie amiche. E poi ho cucinato nuovi piatti che ho imparato, tra cui pancake, la pizza, il budino e le torte. Pulivo sempre camera mia ogni giorno e uscivo sempre in cortile per giocare a pallavolo o per andare sui roller. In generale mi guardavo sempre la tele, ma serie TV e film. E mi manca molto la scuola, anche se non l'avrei mai detto. E mi manca molto uscire con sicurezza. E questa era la mia quarantena. Questa quarantena è stata molto difficile per tutti, ma presto si risolverà tutto. Ciao a tutti i follower di Epo Radio, io sono Cippi e oggi vi racconto come sto nella quarantena, come me la passo. Allora, innanzitutto ho 12 anni, frequento la prima media nella sezione B. Mi mancano tantissimi i miei compagni perché con loro mi divertivo, mi parlavo, giocavamo. Adesso purtroppo possiamo soltanto scriverci per messaggio, videochiamate o soltanto chiamate vocali, oppure possiamo mentre giochiamo ai videogiochi e quindi ci divertiamo anche abbastanza insieme. Solo che a me mi manca tantissimo la scuola, soprattutto perché vedevo sempre i miei compagni e ridevamo, scherzavamo tutti insieme. E
Io sinceramente sono un po' annoiato perché comunque non si può uscire tanto, si può uscire soltanto per un'oretta, cioè io solitamente esco per un'oretta e mezza e poi ritorno a casa e solitamente vado in giro con la bici, con dei miei amici, con i miei genitori e con mio fratello qua, cioè facciamo massimo giro del paese e niente. Non mi manca tantissimo, più che altro mi manca la scuola perché adesso ci danno un po' più di compiti, però comunque va bene lo stesso, a me non me ne danno tantissimi, mio fratello un po' di più, però vabbè, non importa, comunque vorrei tornare a scuola perché mi diverto di più a scuola e è più bello. Questo è tutto, grazie per avermi ascoltato, ciao! Ciao a tutti follower di Eporadio, io sono Yonder e oggi vi volevo parlare della mia quarantena, di come l'ho passata, cosa ho imparato a fare e come è cambiato il mio carattere. Innanzitutto c'è da dire che il mio carattere da prima della quarantena, dopo la quarantena, è cambiato veramente tanto. Non so se per motivi adolescenziali o per via di questa situazione che stiamo vivendo. Poi ho anche imparato a cucinare soprattutto perché la mia mamma, facendo smart working all'orario di cui di solito mangio, non aveva tempo per cucinarmi. Io ho imparato a cucinare prima la pasta e il riso e a condire l'insalata per mia mamma e poi piano piano ho cominciato a cucinare cose sempre più difficili. Poi un'altra cosa in cui mi sono migliorato è stata la bici. Per esempio c'è un monte dietro casa mia dove non sarei mai riuscito ad andare perché è molto ripido e abbastanza lontano, sono 10 km ma sono tutti in salita, e però per un mese e mezzo mi sono allenato con i miei amici, facevamo i salti in cortile con la bici, facevamo tantissimi giri del cortile e così dopo circa un mese e mezzo sono riuscito ad andare fino a quel monte. Ciao ciao follower!